Pian piano si comincia a fiorire. Ho raccolto questo piccolo mazzolino di mimose e di narcisi in giardino e li ho messi qui sulla mensola dove c'è luce e caldo, perché la mimosa era ancora abbastanza indietro e sperando nel calore della cucina che fiorisse, non ha deluso le mie aspettative. Si comincia ad avvertire forte il sentore di primavera. Ciao a tutti, io sono Evelyn e lei è Dalia e vi diamo il benvenuto in un nuovo racconto del diario di Casa Narcisa. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Eva e Tabù Ceramica e Scarabocchi e se vi fa piacere iscrivetevi al canale che noi siamo contente. Bene, fatta questa piccola premessa, volevo ringraziarvi per i commenti che avete lasciato sotto ai due ultimi video sull'acquerello. Non sono stati due video facili, non per me, perché mi è piaciuto condividere con voi i miei materiali, insomma. Queste piccole riflessioni sul mondo dell'acquerello e dell'approccio della pittura. Infatti ho visto che avete interagito, avete commentato, però YouTube penalizza questo tipo di video. Ho visto che sono calate, le visualizzazioni, le interazioni e, penso che addirittura alcune persone si sono disiscritte al canale o non lo so se è YouTube che mette in moto un certo, diciamo, con l'algoritmo, attraverso l'algoritmo, un certo tipo di strategia, fa una media e toglie visualizzazioni iscritti. Sinceramente non sono esperta, non so come funziona questa cosa. E devo dirvi che dopo un po' di scoraggiamento e di esserci sinceramente rimasta un po' male, perché uno si dà da fare e poi alla fine decide YouTube se il contenuto è valido oppure no, ho deciso che questa cosa non mi sfiora minimamente. Continuerò a portare sul canale i contenuti che io reputo validi, che penso possano essere contenuti che trasmettono qualcosa e sinceramente YouTube può fare quello che vuole, non mi sfiorerà più questa cosa. Bene, detto anche questo, sono qui oggi per mostrarvi l'ultimo malloppo di libri che è arrivato. Ve ne ho parlato, ve ne ho accennato appunto negli ultimi due video e sono queste due meravigliosità che ho scoperto. Parto da questo libro più grande con la copertina scura, elegantissima, molto molto bella, che mi ricorda quasi, non so perché, un tessuto o una carta da parati, non so perché ho questa sensazione. Ed è edito da l'Ippocampo. Tenete d'occhio questa casa editrice perché ha rinnovato, a mio avviso, un po' l'immagine e stanno dando voce, stanno pubblicando dei libri davvero interessanti. Mi è capitato, questo, La storia dei fiori e di come hanno cambiato il nostro modo di vivere. Con una parte di illustrazioni, ma adesso vi faccio vedere, e a lato la storia del fiore che si va a trattare. Ve lo faccio vedere velocemente, giusto per non spoilerare troppo. Anche qui il libro è diviso per sezioni, c'è una piccola introduzione e poi si parte con i fiori più comuni che troviamo nei nostri giardini, durante le nostre passeggiate in montagna, insomma i fiori più comuni e l'illustrazione, che devo dire è un'illustrazione che un tipo di illustrazione che mi è piaciuto molto, mi è pi molto piaciuta perché è un po' differente come stile dalle solite illustrazioni dei libri appunto di fiori che sono molto fotografiche. Queste non so, hanno uno stile particolare, insomma un po' tutto loro.
Vedete, a lato c'è la storia, ci sono varie curiosità, gli aneddoti sul fiore, ovviamente c'è sempre l'origine, insomma altre nozioni, longevità, dimensioni, tutte queste cosine interessanti sempre da sapere. E vedete, la cosa bella è che per ogni fiore c'è un simbolino grafico che va a richiamare un po' la storia del fiore che si va a raccontare. C'è il fiordaliso. Questo ce l'ho anch'io in giardino, sbocciano a giugno. L'iris. È un libro, secondo me, molto molto ben fatto, bello, bello corposo. Sono, vediamo un po', circa 200 pagine. Ci sono anche fiori un po' meno comuni, tipo, cioè, anzi, questo è un fiore molto comune, però meno riconosciuto come fiore da giardino. Ad esempio anche questo, la verga d'oro, cresce anche da me ed è un lascito dal cantiere di ristrutturazione della casa, che questi fiori sono nati in abbondanza, portati attraverso il terriccio, insomma il vario materiale depositato nel cantiere. Sono considerati quasi infestanti e erbacce, invece io li lascio perché ad esempio con il viola dei settembrini questo contrasto mi piace molto. Bellissimo, molto molto consigliato, ve lo consiglio, devo ancora iniziare a leggerlo, l'ho solo sfogliato e costa 19 euro, 20 euro praticamente. Un'edizione molto molto bella, anche se dovete fare un regalo, un pensiero. Altro gioiellino molto piccino che ho scoperto navigando su internet alla ricerca di questi libri a tema floreale è questo piccolo libricino, e mi viene anche da abbassare la voce perché l'ho trovato un libro molto ben fatto, ma molto intimo perché questo graziosissimo libricino è scritto da Pietro Testori, che è un medico con la passione per la botanica. Sono pochissime pagine, tutta una cinquantina di pagine, con alla fine alcune illustrazioni in bianco e nero, ma la poesia di questo piccolo libro è quella di essere stato scritto dall'autore nei giorni del lockdown, nei giorni dove infuriava la pandemia ed eravamo tutti chiusi in casa con il divieto di uscire. Parliamo dell'inizio del 2020. E se vi ricordate, in quel nefasto periodo la primavera era sbocciata prepotente, forse quell'anno aveva fatto la primavera più bella degli ultimi 20 anni, credo, e noi eravamo, vi lo ricordate bene, sicuramente tutti chiusi in casa con il divieto di uscita. Chi aveva la possibilità di abitare vicino alla campagna o comunque in collina o a dei luoghi un po' più con la possibilità di uscire distanziandosi dalle altre persone, ecco che era concessa questa piccola passeggiata a 200 metri da casa. E questo autore approfittava di questa passeggiata. Lui parla anche proprio di un momento di grosso sconforto, un po' come lo abbiamo avuto tutti, però queste camminate lente gli hanno dato la possibilità di osservare delle piccole pianticelle che conosceva, ma non aveva mai osservato attentamente, nel senso che le cose banalissime le hai sotto gli occhi tutti i giorni, però molto spesso quando ce le hai troppo, troppo sott'occhio le perdi di vista. E lui racconta di questo suo pellegrinaggio quotidiano osservando queste piante considerate
dai più insignificanti, però molto tenaci. Ad esempio, dei grampi canti che crescono tenaci come l'edera e si aggrappano ai muri. Alla parietaria che cresce lungo i muretti a secco ed è invadente ma così utile, insomma, tutte queste piccole piante considerate infestanti, inutili, che però alla fine nascondono anche tantissimi elementi di medicina popolare. In erboristeria, ecco, vengono utilizzate. Fiori di strada, Domignoni Editore, ve lo consiglio se dovete riaccendere in voi anche un lumicino di speranza. È un libro che secondo me ne racchiude molta. E dopo avervi mostrato questi miei ultimi due acquisti che ho trovato molto belli, molto interessanti, vi leggo qualcosa del Lunario di Cattabiani. Sapete che questo è quasi diventato non una Bibbia, però trovo che sia molto interessante leggere piccole curiosità e racconti che riguardano il mese in corso. Chi mi segue su Instagram avrà visto nelle storie il post che ho fatto riguardo agli ultimi giorni di febbraio e l'arrivo di marzo, perché qui dalle mie parti, a Verona, in Veneto, ma ho scoperto poi lanciando un piccolo sondaggio nelle storie che ogni provincia ha delle usanze diverse, nel senso che questo periodo, gli ultimi giorni di febbraio, i primi di marzo, vengono chiamati dai Veneti il Capodanno Veneto, cioè quello che segna la fine dell'inverno e ci introduce nella primavera. Però varia perché, ad esempio, mi è stato raccontato che a Vicenza, che dista pochissimo da Verona, ci sono tutte altre usanze per accogliere questo passo, questo cambiamento di stagione. Ed è quello di fare rumore, però andando nelle colline, mettendo un particolare tipo di gas all'interno di bidoni e farli esplodere. E la ragazza che me l'ha raccontato era anche abbastanza contrariata perché diceva che è un'usanza abbastanza, oltre che rumorosa, ma anche pericolosa e spaventa purtroppo molto gli animali. Qui da noi invece, cosa che ormai è rarissima, addirittura in alcuni paesi erano stati istituiti delle associazioni per far rivivere queste usanze, si usa fare il batter marzo, ossia battere marzo. E una volta ci si riuniva tutti insieme in processioni molto rumorose, in gruppi, dunque nonni, bambini, genitori, insomma tutti quanti, si usciva al tramonto e si prendevano tutti gli oggetti che facevano più rumore in assoluto, dunque coperchi delle pentole, vecchi barattoli, latte, lattine. Si legavano con un filo, si davano in mano ai bambini e queste processioni rumorose passavano per le vie del paese. Tutto questo fracasso aveva lo scopo di spaventare, l'inverno, allontanare e, farsi sentire dalla primavera, farsi sentire dall'erba che cresce e, dar via alla primavera, nel senso: sono qui, siamo qui, arriva. Ed era una cosa molto poetica. Non si fa quasi più, almeno anche qui da me, insomma, tutto quelle sere, insomma, è stato tutto silenzioso, ma considerate che io abito in un luogo abbastanza isolato, dove ci sono pochissime famiglie e molto fuori dal centro abitato. Non so se in alcuni paesi è stata portata avanti questa tradizione.
Ho trovato qualche piccola nozione su internet, qualche piccolo riscontro, però non ho trovato molto altro. Certo è che questa usanza del batter marzo, io fin da piccola l'ho sempre sentita, me ne parla mia mamma, me ne parlava la mia nonna ed ecco, era una cosa che sapevo, insomma, è tradizione. Il Cattabiani, ad esempio, non ne parla, non ne fa menzione, però è molto, molto bello andare a leggere quello che lui ci dice dell'arrivo di marzo. Infatti ci racconta che se oggi marzo è diventato il terzo mese dell'anno, è pur quello in cui comincia il calendario astrologico e cade l'equinozio di primavera. Ma l'arrivo della nuova stagione all'inizio della terza decade non deve illudere perché il freddo è ancora in agguato e persino la neve può far capolino. Tuttavia, in pianura e in collina non è persistente, per cui si dice la neve marzolina viene la sera e va via la mattina. E sono partita a leggere da qui perché effettivamente in questi giorni, in tanti tanti luoghi è arrivata la neve. Anche qui ha fatto decisamente più freddo e fatalità io sono andata a tagliare le rose proprio nel giorno più freddo in assoluto e spero insomma che non subiscano danni. È giusto che faccia freddo adesso piuttosto che lo faccia ad aprile, come alcuni anni fa che ha fatto una gelata fuori stagione, le piante erano già avanti e non ci sono stati frutti. Ispirandosi a questo proverbio, qualcuno, esasperato dalle cattiverie della propria vicina, ne coniò un altro. Tanto durasse la mala vicina quanto dura la neve marzolina. Questo mi ha fatto molto sorridere. In ogni modo, marzo è un mese capriccioso e imprevedibile, tant'è vero che si dice marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l'ombrello, oppure marzo sole e guazzo. A chi è un poco lunatico si domanda se è di marzo, perché si crede che i nati di questo mese ne subiscano l'influsso anche nel carattere. E se marzo non marzeggia, sarà aprile essere particolarmente piovoso. Si dice infatti marzo asciutto, aprile bagnato, oppure quando marzo aprileggia, aprile matteggia. Appena torna il sereno, dopo la pioggia marzolina, che qualche volta ci accompagna per giorni e giorni, sentiamo che la primavera sta arrivando perché il sole ormai comincia a essere caldo e effettivamente vediamo che anche le giornate si stanno allungando. Ben lo sapeva la saggezza popolare che coniò il proverbio: non ci fu marzo così tristo che non mandasse il cane all'ombra. Col primo sole tiepido, inoltre, si svegliano dal letargo molti animali e quindi si deve fare attenzione quando si cammina nei prati, perché in marzo la serpe esce dal balzo. Fra i detti che riguardano questo mese ve n'è uno che per i cittadini è misterioso. Far lume a marzo. Anche io non lo conoscevo, devo dire la verità. Allude a un'usanza contadina. Negli ultimi giorni di febbraio e nei primi di marzo si accendono nei campi all'imbrunire dei grandi fuochi. Si bruciano le erbe secche dell'inverno insieme con i tralci della vite tagliati durante la potatura e divenuti secchi. La cenere servirà a concimare i campi, ma non si dimentichi che una volta, proprio il primo di marzo, le vestali accendevano il nuovo fuoco nel tempio di Vesta, la dea della terra, per simboleggiare la nascita del nuovo anno. Effettivamente, anche noi qui a Casa Narcisa, in questi ultimi giorni del mese, ci siamo dedicati a, come avete visto anche negli scorsi video, alla potatura delle vigne e stiamo sistemando un po' campo e giardino. E abbiamo accumulato un sacco di sfalci, di erba, di tralci di vigna da tagliare. Pensavamo di farlo proprio in questi giorni. Siamo andati leggermente in ritardo perché lo scorso fine settimana è stato molto ventoso e non ci siamo fidati ad accendere il fuoco con il vento. Abbiamo stilato tutta una serie di cose da fare che adesso man mano vi racconto. E marzo, con il suo arrivo, ha portato tutta una serie di piccole cose che si devono iniziare a fare. Ed è quella di piantare i semi che mi dedicherò in questo fine settimana.
Tutti gli anni noi, io e Giovanni, prendiamo su internet questo secchiello, ve ne ho già parlato in un video, ed è, lo ordiniamo su internet, lo trovate insomma abbastanza facilmente se digitate miscuglio di semi. Questo viene dalla Germania e lo prendiamo tutti gli anni perché è un secchiello che contiene tantissimi semi che aiutano le api. E ogni anno vi dico che lo piantiamo, ma i semi nascono, cioè nasce neanche la metà perché le galline, le formiche, gli uccelli, insomma, si mangiano un bel po' di cose, però tutti gli anni ci stupisce perché qualcosa riesce a nascere, a sbocciare, a portare avanti il suo cammino e rimaniamo sempre molto molto stupiti perché sbocciano alla fine le cose più strane, non sappiamo bene cosa c'è al suo interno, nel senso che anche qui, a parte essere scritto in tedesco, ma non è specificato perché è un miscuglio. E possono nascere papaveri, cosme, altre piante di cui non conosciamo il nome e che allora dobbiamo andare a cercare. Insomma, tutti gli anni i fiori variano e per noi è sempre molto entusiasmante andare a vedere che cosa nasce. E invece poi, questo però, questo del secchiello, aspettiamo, aspettiamo che dopo il 21, perché è ancora un po' presto. Inoltre non sta piovendo e bisogna, perché nascano, bisogna darci sotto con l'irrigazione, ma è un po' presto. Altri semi, ad esempio, anche questo è un miscuglio, e anche questo, e questi ci sono rimasti dallo scorso anno. Mentre questo l'abbiamo comprato quest'anno e anche questo andrà ad essere messo a terra dopo il 21 marzo. E queste sono cosme, piante che mi ricordano la mia infanzia, il giardino di mia nonna e che danno grosse soddisfazioni. Recise, durano poche, però sono molto decorative in giardino. E anche qui altro miscuglio con 20 varietà diverse, sempre acquistati dalla Germania, da questo sito tedesco. E qui, ad esempio, vedete, dice che è una miscela di semi di fiori, una selezione di semi selvatici puri. Dunque non andiamo a piantare i soliti fiori da giardino, ma anche qualcosa di sconosciuto e particolare. In vaso invece, e qui ringrazio Graziella che me li ha portati all'ultimo mercatino che ci siamo viste e da allora li conservo nell'attesa che arrivi il momento idoneo per piantarli. I fagiolini, due tipi di fagiolini e la borragine. Queste andrò a piantarle prima in vaso perché le terrò riparate, le farò germogliare e solo dopo, quando saranno abbastanza grandi, andrò a metterle in piena terra, anche perché ho paura che altrimenti le galline facciano un disastro. E sempre in vaso andrò a seminare anche la digitale. Ne ho seminate e sono nate, sono insomma andate avanti anche qui dandomi delle soddisfazioni perché hanno fiorito e tuttora sono in giardino, però hanno una durata di qualche anno, alla fine poi tendono ad esaurirsi e tutti gli anni io le vado a seminare poi a mettere in piena terra. È una pianta che si semina e fiorisce il secondo anno e in questo caso serve pazienza. Si pianta adesso e vedremo i risultati probabilmente l'anno prossimo se sboccerà qualcosa. Ma questo discorso dell'attesa mi piace comunque.
Poi questo fine settimana abbiamo tutta una serie di trapianti e di sistemazioni da fare, oltre che al grosso del giardino, dobbiamo andare a mettere giù tutti i bulbi sfioriti, andremo a piantare l'elleboro, che poverino, vedete, ormai sta iniziando a soffrire, e questo piccolo alberetto mini mini di tuia che necessita con urgenza di un cambio di vaso. Dobbiamo sistemare anche i davanzali perché vedete che alcuni ciclamini sono ancora molto belli, altri invece non ce l'hanno fatta e hanno esaurito purtroppo il ciclo vitale, anche se ne ho anche alcune piante che conservo dall'anno scorso, dipende proprio secondo me, dalla forza della pianta, non dipende neanche dalla coltivazione, dall'acqua che si dà, dipende proprio da quanto è forte la pianta. Alcune sopravvivono, altre no, soprattutto questi che si comprano nei vivai. Comunque, quelli rovinati andranno sostituiti con queste graziose primule che in questo momento insieme al basilico sto tenendo in casa perché secondo me fuori c'è ancora troppo freddo per loro e inoltre volevo aspettare, vedete che le mettono sempre in questi vasi striminziti. Volevo loro cambiare vaso per dare più forza e per farle fiorire un po' più a lungo. Che necessita di trapianto urgente, c'è anche la piantina dei bucaneve che mi ha aiutato a realizzare l'illustrazione della B del bucaneve. E poi, con mia grande soddisfazione, da una cosa assolutamente casuale, comprando un vasetto di basilico al supermercato che è praticamente morto subito e avevo tagliato alcuni rametti da mettere in acqua per utilizzare per il sugo, guardate, ha fatto le radici. E questa cosa su anche questo, forse un po' meno, adesso magari sciacquandolo si ripulisce. Sì, eccole qua. Comunque, senza aggiungere ormoni, senza aggiungere niente, mettendoli solo nell'acqua, hanno radicato e adesso andrò a sistemarli in un vasetto e vediamo se tenendoli al caldino e alla luce, la pianta crescerà. Ha piovuto molto poco, è servito solo per inumidire leggermente la terra, ma non ha fatto purtroppo nulla di che, la siccità sta diventando un problema parecchio serio. È anche vero che magari fa un aprile molto piovoso, ma insomma a marzo dovrebbe piovere. Cosa dici, Sibilla? Ho terminato di potare tutte le vigne e adesso vi faccio vedere quanto scarto è stato prodotto. E le parti più consistenti le abbiamo raccolte. Giovanni ha fatto delle fascine che una volta essiccate le utilizzeremo l'anno prossimo per accendere il fuoco della vittorina. Vedete, ho tagliato le parti più vecchie lasciando quelle più nuove e finito tutto darò una leggera passata di verde rame, poca roba, però qui i contadini continuano a raccomandarmi di fare questo trattamento, altrimenti se non si fa la pianta si prende tutta una serie di funghi e di malattie che nuociono insomma alla pianta. E qui vedete che abbiamo accumulato un po' di cose da bruciare. Se non si sono bagnate troppo questo fine settimana, lo faremo. Abbiamo anche acquistato un aggeggio per triturare questo residuo e produrre una specie di pacciamatura naturale. Vediamo se riusciamo ad utilizzarlo e a tirarne fuori qualcosa. E
e vedete che qui pian piano ci stiamo preparando a fiorire. Questo è l'albicocco, quello più vecchio che quest'anno, cioè l'anno scorso però ha prodotto dei frutti molto piccoli e non proprio saporiti. Comunque, quando fiorisce è molto bello da vedere. Anche il mandorlo è pronto. Sapete che una volta mi vergognavo a dipingere i fiori, a far sì che i miei soggetti fossero sempre a tema floreale. Ad oggi non mi vergogno più, anzi è quasi un marchio di fabbrica e sono orgogliosa e felice di aver portato avanti questo tipo di pensiero. Quando guardo un fiore che cresce, che spontaneamente sboccia e fa il suo percorso, mi emoziono. Mi emoziona tantissimo e mi emoziona molto di più che vedere cose magari costruite, artefatte, però non spontanee, non originali. Ammirare un fiore per me è un'assoluta magia, è un qualcosa di veramente bello, di veramente affascinante e che ha questo potere di rapirmi in maniera totale. Mi stupisco sempre, nel vedere la puntualità, nel seguire il ciclo delle stagioni. Ed anche se sembra una cosa scontata, io trovo che sia, oltre che molto poetico, comunque anche molto molto magico, perché non è così scontato al giorno d'oggi poter godere di queste magie naturali, di queste magie così delicate, in questo mondo che va sempre più veloce, più di corsa e che dà importanza ad algoritmi, a diavolerie informatiche. Sarò all'antica, ma preferisco sinceramente dare spazio a queste cose piuttosto che ad altre cose più sicuramente più appariscenti, ma più artificiali. Le gallinette che riprendono la loro produzione con l'arrivo della primavera, cioè di marzo in verità, perché non è ancora primavera, però quando arriva marzo loro avvertono che c'è un cambio di stagione ed iniziano a produrre. Scusate l'inquadratura, sono appena rientrata a casa e pensate che credevo di aver chiuso il video e invece non l'avevo fatto. E infatti ho acceso velocemente la videocamera per aggiungere un pezzo di video in più per ringraziare la persona che mi ha inviato questo biglietto. Io ho capito chi sei e non farò nomi, se vorrà lei nei commenti si farà riconoscere. Cosa dire? Chiudo così il video molto felicemente perché dovete pensare che è stata una settimana abbastanza impegnativa. Sono tornata a casa abbastanza stanca, un'ora fa. E ho guardato all'interno della cassetta della posta e ho visto che c'era una busta e pensavo fosse le solite tasse da pagare, insomma le solite cose. Invece poi quando ho visto questa busta con questa scrittura così educata e ho aperto subito e mi sono trovata all'interno questo biglietto con queste bellissime parole scritte su un foglio di carta che mi ha dato subito la sensazione di un qualcosa di familiare, come se fosse un biglietto che viene da qualcuno della mia famiglia che mi conosce bene. Beh, devo dire che mi sono commossa, sinceramente mi sono commossa perché
una parola. Io non dirò che cosa c'è scritto, però comunque sono tutte cose che mi hanno tirato sul morale, mi hanno fatto reso molto felice, e è un esempio che seguirò, perché una parola, mi sono resa conto, con questo gesto vale più di mille altre cose. Una persona, secondo me, cioè una frase, una parola, non dico che può salvare una vita, però fa tantissimo. Dunque è un esempio che probabilmente cercherò di seguire quando ne avrò l'occasione. Bellissimo ricevere una lettera in questa maniera, proprio in vecchio stile, scritta su questa carta, con questa scrittura così educata. Beh, veramente grazie, mi sono sorpresa, e niente, è un invito che faccio anche un po' tutti, magari riprendiamo a scrivere di più e cerchiamo di fare gesti gentili, senza magari anche ottenere nulla in cambio, però facciamoli questi gesti gentili, perché davvero io ho trovato ricevere questo biglietto un bellissimo regalo, insomma una magia, ma mi ha dato quasi, anzi senza quasi, c'è un genere diverso, però comunque l'emozione che avevo da che sentivo da piccola quando ricevevo le letterine di Santa Lucia. Dunque grazie, adesso chiudo perché qui reclamano cibo, ma grazie, grazie, grazie e grazie ancora. Ci vediamo la settimana prossima con un altro video. Ciao!